Paura totale e completa. A Los Angeles, negli Stati Uniti d'America, ci sono stati, infatti, ci sono dei delitti veramente crudeli che stanno creando una grandissima quantità di paura e terrore in questa città magnifica degli Stati Uniti d'America. È caccia aperta da un serial killer che va ad uccidere i crociati, quindi i barboni della città in questione. Negli ultimi 7 giorni, 3 barboni sono stati ammassati con le medesime modalità, colpendoli al primo ore dell'alba mentre dormivano in strada da soli. Le ricerche sarebbero state, diciamo così, impiegate su un uomo che circolerebbe a bordo di una berlina scura. Le autorità stanno cercando di identificare la targa grazie a quei filmati che ci sono delle telecamere proprio alla scena del crimine. I delitti sono stati compiuti nel primo del mattino. Il primo omicidio risale al 26 novembre, quando un colpo secco ha ucciso José Bolaños. Poi è stato ammassato il giorno successivo Mark Dix, che era fermo al suo carrello, stava preparandosi per andare a dormire quando è stato avvisato dal killer, che lo ha colpito con un colpo solo, che lo ha letteralmente ucciso, sfatto fuori. Va bene, e poi c'è stato un altro omicidio del terzo crociato. Si tratta di un 52enne che però ancora non è stato identificato, forse perché mancano ancora i documenti. Sarà eventualmente l'autopsia, nel caso in cui verrà disposta, a indicarci di chi sia e di chi si tratti, con il nome e il cognome. Insomma, la polizia americana di Los Angeles è sulle tracce di questo personaggio, sulla ricerca di questo pezzo di merda che ha ammazzato diversi barboni. Probabilmente colpirà ancora, è quello il rischio e la preoccupazione che la polizia di Los Angeles ha in mente. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate, José Bolaños e Mark Dix, riposate in pace, amen.